Ciao a tutti, bentrovati in questa nuova puntata della Settimana in TV. Nei giorni scorsi Eugenio Giani, il neoeletto governatore della Toscana, si è recato a Montenero come primo atto per ringraziare la Madonna. Un gesto che ha suscitato diversi commenti. Abbiamo chiesto anche quello del Vescovo Giusti. Sicuramente sono contento. Ogni persona che va al monastero e al santuario di Montenero è una cosa bella. Mi auguro però che questo episodio, in sé positivo, che un politico voglia andare a invocare l'aiuto della Madonna all'inizio del suo impegno come governatore della Toscana, è sicuramente una cosa bella. Però mi augurerei che Montenero potesse diventare la casa di tutti i politici che operano in Toscana e non solo. Per cui sto pensando, proprio alla luce di quanto è avvenuto, di dare vita a un appuntamento, ora vedremo in novembre, in dicembre, in cui inviterò tutto il Consiglio regionale, naturalmente chi vorrà venire, a Montenero, proprio per confrontarsi sul bene comune, per confrontarsi sul bene della Toscana e su quale politiche poter portare avanti alla luce dei valori cristiani, valori che saranno rilanciati fortemente dalla enciclica prossima del Santo Padre sulla fratellanza umana. Potrebbe essere l'occasione di riflettere sul tema della fratellanza umana e del bene comune alla luce di Papa Francesco per fare un appuntamento per tutti i politici che vorranno partecipare proprio all'inizio dell'Avvento. Questa è l'idea che mi è venuta vedendo questo così bel gesto del governatore della Toscana che ho apprezzato molto. La diocesi si appresta a vivere il mese missionario. Ce ne parla Don Rosario Esposito, che è il responsabile dell'ufficio diocesano per le missioni. Quest'anno il tema dell'ottobre missionario è Eccomi, mandami, voluto da Papa Francesco nel suo messaggio. La Fondazione Missio quest'anno ha esteso ancora di più questo piccolo tema, dove ha aggiunto la frase tessitori di fraternità, perché anche i laici si devono impegnare in questo ottobre missionario, ma sempre nelle missioni. Infatti la nostra diocesi inizierà proprio il 30 settembre, proprio il giorno prima dell'ottobre missionario, ricordando la figura di Lido Rossi. Infatti avremo un appuntamento alle 15.30 a Castellina Marittima, dove ci sarà un ricordo di questa figura livornese, medico, che ha vissuto nello Switzerland e lì è morto, lì ha dato la vita insieme a sua moglie, e poi alle 16.30 ci sarà una celebrazione in sua memoria. Poi il 4 ottobre in diocesi ci sarà la veglia missionaria alle 15.30, come anche inizio del convegno diocesano e nella parrocchia di Sant'Andrea. Poi avremo la famosa giornata missionaria, che è il 18 ottobre, giornata mondiale, e come ultimo appuntamento diocesano sarà il 20 ottobre alle ore 21 nella parrocchia Santa Teresa dei Bambini Gesù a Rosignano Solvè, dove avremo la grande veglia missionaria. Noi facciamo appello a tutti, no, di essere generosi in questo ottobre missionario, proprio per aiutare le giovani chiese e aiutarle non solo economicamente, ma anche con la nostra preghiera e soprattutto con il nostro esempio di vita. I progetti per la Tanzania stanno andando avanti, non solo con le scuole, ma anche con progetti di oratori, per case di recupero di giovani di strada, e fortunatamente stiamo cercando di estendere i nostri progetti non solo in Tanzania, ma anche in altre parti del mondo. Riparte Chi ricarica, il percorso formativo per i giovani ministranti di tutta la diocesi. Don Alessandro Merlino, uno degli organizzatori di questo programma per tutti i ragazzi, ce ne parla ai nostri microfoni. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto non fermarci, non arrenderci a questo periodo così critico, anzi dopo mesi di solitudine di tanti bambini, di tanti ragazzi, abbiamo voluto riniziare insieme con tutto un anno pastorale e anche un anno scolastico, anche delle iniziative per i ministranti. Speriamo di poterle fare tutte, speriamo di riuscire a farle tutte, sono varie cose. La primissima in assoluto, in questa locandina, in questa brochure che verrà data a tutte le parrocchie per i ministranti, c'è il convegno ministranti del 3
ottobre nella parrocchia di Santa Teresa di Calcutta. Dopodiché ci saranno varie altre iniziative più o meno mensili, un pomeriggio, una giornata mensile e, se riusciamo, anche nelle vacanze natalizie, un mini campo per ministranti. Sì, l'ultimo appuntamento, come gli anni scorsi, è il 6 di giugno a Montenero, un piccolo pellegrinaggio con tutti i ministranti. Sabato 3 ottobre, nella chiesa di Madre Teresa di Calcutta, al borgo di Magrignano, sarà celebrata alle 18 la messa per l'inizio dell'anno scolastico e accademico, ma anche per l'inizio dell'anno dei giovani, e curato dalla pastorale giovanile di Livorno. Durante la messa sarà inoltre consegnato il mandato a tutti i ministranti della diocesi. Dopo la messa, un piccolo buffet offerto dalla parrocchia e a seguire festa insieme, in sicurezza naturalmente, con il gruppo musicale The Black Velvet. Domenica 4 ottobre invece la diocesi si troverà a convegno per parlare appunto della pastorale che le aspetta nel prossimo futuro. L'appuntamento del 4 di ottobre inizierà con la veglia missionaria e si svolgerà nell'Aula Mariana a Montenero. Ascoltiamo il Vescovo Giusti che ci spiega qual è il punto centrale di questo appuntamento. In questi giorni si sta svolgendo il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Il Cardinal Bassetti, nella sua introduzione, ha posto delle domande capitali, tra le quali: quale pastorale in questo tempo? Quale trasmissione della fede in questo tempo? C'è un dato di fatto: se la comunità cristiana durante il Covid, il blackout, siamo rimasti connessi, siamo ripartiti, l'affluenza è buona alle celebrazioni domenicali, ma c'è un dato di fatto che ha impressionato un po' in tutta Italia, ovvero che sono venuti meno nella frequenza domenicale i ragazzi del catechismo, i ragazzi che venivano al catechismo quando c'era la scuola. Finita la scuola, finito il catechismo. Questo parallelismo ha un po' impressionato e ci sta portando allora a riflettere che bisogna sganciare il catechismo dall'andamento scolastico. Certamente la scuola è una cosa importante, ma il cammino di fede in parrocchia è altro e va avanti ben oltre l'anno catechistico, ben oltre l'anno scolastico, deve andare avanti per tutta la vita. Allora, questo fatto che è accaduto ci sta interrogando su come riformare tutto il catechismo, ma non solo, come dare più visibilità anche sui social, sui media, alle parrocchie che hanno retto grazie proprio ai social, ma anche a come ripensare la parrocchia alla luce anche delle riflessioni che il Santo Padre, non più tardi di giugno, ha voluto donare alla Chiesa tutta. Ci stiamo interrogando, quindi sarà un convegno di ricerca. Invito tutti quanti che hanno a cuore il bene della Chiesa a essere presenti, perché sarà un convegno di ricerca che inizia un cammino. Non sarà conclusivo di nulla, non dovremo arrivare a nessuna conclusione, ma dovremo avviare un percorso che poi, quando il Covid sarà finito, sarà di tipo sinodale, per poter arrivare a capire e comprendere in questi tempi nuovi quale pastorale nuova. Si svolgerà in totale sicurezza a Montenero, nell'Aula Mariana. Abbiamo 300 posti a disposizione, 350, potremo avere tutto il distanziamento che vogliamo, potremo svolgere un convegno missionario, pregare insieme e poi riflettere insieme su 5 ambiti che sono già stati mandati alle parrocchie. Grande successo dell'iniziativa Fai la spesa per la scuola, organizzato da Caritas in collaborazione con la Coop. Caritas Livorno ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta di materiale scolastico presso i centri Unicoop Tirreno. Nella giornata di sabato 12 settembre sono stati raccolti 13.931 articoli di cancelleria che andranno alle famiglie più bisognose della città come sostegno per l'inizio delle attività scolastiche. Un aiuto concreto per sostenere la formazione di bambini e ragazzi. Un grazie anche ai volontari dell'Associazione Progetto Strada e dell'Associazione Nesi Corea che insieme a volontari Caritas hanno reso possibile tutto questo. Domenica 27 settembre alle 11 alla chiesa di San Ferdinando la messa per i 100 anni della Stella Maris, alle 18 a Santa Rosa le cresime. Martedì 29 settembre alle 17 al Villaggio della Carità l'incontro e la messa con i volontari e gli operatori delle Caritas parrocchiali in occasione della festa di San Vincenzo de Paoli. Alle 21.15 alla chiesa di Santa Teresa a Rosignano il Vescovo incontra i catechisti del V e del VII Vicariato.
Giovedì 1 ottobre alle 18 a Santa Teresa a Rosignano la messa e l'ingresso del nuovo parroco Don Matteo Seu. Alle 21.15 alla Chiesa della Sacra Famiglia il Vescovo incontrerà i catechisti del Sesto Vicariato. Sabato 3 ottobre alle 15.30 alla Chiesa Madre Teresa al Borgo di Magrignano ci sarà il convegno dei ministranti. Alle 18 la messa dei giovani. Domenica 4 ottobre alle 15.45 nell'Aula Mariana del Santuario di Montenero la veglia missionaria e a seguire il convegno missionario. Con le notizie dalla diocesi è tutto, grazie per averci seguito e ci vediamo la prossima settimana.